fai volontariato? No. Al momento no. Sì, faccio aiuto allo studio a Portofranco. No, no, personalmente no. No. Sì. Fai volontariato? Aspetta, ci penso. Sì, faccio volontariato nella forma della caritativa. Parte di qualche associazione. No. Ogni tanto sì. No, non l'ho mai fatto. Ma sì, l'ho fatto. In volontariato. Ho fatto. No. No, cioè, no, facevo un animatore all'oratorio. Esatto, massimo. Ma non fatto. No. Mai fatto. Facevo. Facevi? Sì, in passato. No, sì. Non adesso. No. No, perché non lo fai? Perché non ho tempo. Ottimo. Perché la volontà c'era, però non so, per questione di tempo, poi parlando con amici che lo hanno fatto, che comunque parlavo di una questione che bisogna essere a disposizione per orari particolari sempre. Non so. Più che altro perché non ho avuto tempo. È un po' a disposizione per via della scuola e anche della casa, eccetera. Quindi non riesci per altri. Ma perché inizialmente perché non la ritenevo comunque un'esperienza valida. E poi dovevo spendere il mio tempo per altre cose che ritenevo molto più importanti e quindi non ho mai fatto. Non ti sei. No, perché è una questione di coscienza, c'è chi è atto a farlo e chi non sei. No, non ho mai conosciuto nessuno che lo facesse, poi ho già anche abbastanza cose da fare. Cioè non perché sono cattiva, perché non lo so. Ma a modo mio magari faccio volontariato. Sì. E perché lo fai? Le motivazioni? Non lo so. Cioè, io faccio soccorritore in ambulanza. Perché l'ho iniziato? Perché mi interessava. Perché continuo a farlo? Perché mi piace condividere qualcosa con le persone con cui lo faccio. Sì, è una bella esperienza, devo dire. Devo aiuto i bambini a studiare, li faccio giocare, parliamo un po' riguardo a delle cose che succedono, devo dire che è una bella esperienza. Dare una mano a far compagnia ai vecchietti, chiamala così. È una bella esperienza, pensi che dovrebbero farla i giovani in generale? Sì, secondo me è un'esperienza che diciamo ti segna da un certo lato. Ma lì soprattutto, non so, ad esempio all'interno del liceo avevo un professore che mi ha fatto svolgere attività di volontariato durante gli anni del liceo, perché quindi grazie a lui. E curavo la parte dell'educazione sportiva per un gruppo di ragazzi in un centro di accoglienza. Ho capito, quindi la ritieni un'esperienza valida? Molto, molto. Ti impegneresti? È un bel modo per utilizzare il tempo al pomeriggio. In genere si pensa sempre di avere mille cose da fare, poi ci si accorge che in realtà si ha anche tempo per farlo. A Milano si conoscono un po' le attività di volontariato che ci no, per di cui niente, c'è bisogno? No, per niente, perché non c'è neanche una diffusione, come dire, capillare delle informazioni di quelli che sono i benefici reali dell'attività. No, secondo me non troppe. Ok. Non abbastanza, se vuoi, dipende come la vedi, comunque sì, non sì. Troppe, non si vede tanto. Dipende. Secondo me se uno cerca bene riesce a trovare tutto quello che ha bisogno di sapere. Però non... Cioè, so che ci sono varie associazioni di volontariato eccetera eccetera, però non credo che si facciano sentire proprio di tanto in fondo. Ah, penso che non, il problema non sono le motivazioni, cioè le informazioni quanto le motivazioni, dico, cioè uno deve essere molto motivato per farlo, se no non ha senso. Secondo te a Milano manca qualcosa per il volontariato? Il volontariato comunque è un'opera che ha bisogno di soldi, di fondi, e soprattutto in questo periodo magari mancano a volte i fondi per mandare avanti questa opera. Un po' più di informazione non sarebbe malvagia, però credo che comunque ci siano abbastanza associazioni che si occupano di questo. Sì, però le informazioni di queste associazioni sono reperibili o sono... Devi ricercarle, comunque devi avere degli agganci per trovarle. Secondo me potrebbe essere più, diciamo così, pubblicizzato tra virgolette. Molta gente rischia di non arrivare a conoscerlo, per cui può non farlo perché non lo conosce.